Sono in un bellissimo ristorante sul lago di Garda, a Torbole, a nord del lago di Garda, sponda veneta. Vedete questa luce particolare, sì, molto accattivante in una giornata da lago, d'autunno, grigia. E sono qui perché questa sera sono ospite del Milan Club, una bella festa, Milan Club Riva del Garda. Ma andiamo subito sulle cose molto concrete, molto concrete. Meno male ho avuto la tentazione, ma meno male, e io non sono scaramantico, che non ho detto nei video precedenti, Castiglieco forse ci sarà in settimana prossima, sarà nel gruppo, Romagnoli forse la settimana sarà nel gruppo, e vedrete che a Firenze finalmente Pioli ha recuperato tutti. Meno male che non l'ho detto, pur non essendo scaramantico, ma voi mi avreste bacchettato sulle dita, perché la nazionale italiana ci ha restituito un problema al polpaccio per Calabria. Un problema ancora al polpaccio per Calabria, incredibile. Incredibile che ancora il Milan abbia dei problemi con dei giocatori. Non riusciamo ad avere una rosa intera. Non riusciamo ad avere la rosa intera. Mai. Chiaramente il problema al polpaccio deve essere valutato a Milanello. E verificheremo, anzi verificheranno la gravità dell'infortunio. Difficilmente, molto molto difficilmente, però potrebbe essere già a disposizione con la Fiorentina, anche perché la nazionale italiana, il dottor Ferretti, l'ha rimandato a Milano. Quindi largo, e speriamo che rientri bene Florenzi, perché Florenzi è un giocatore preso appunto per alternare a Buon Calabria. E d'altra parte abbiamo anche l'inossidabile, questo giocatore straordinario che entra dentro sempre in squadra, entra in campo con una forza, una personalità straordinaria, che si chiama Pier Kalulu. Devo trovare un bel soprannome per Pier Kalulu, perché lo merita, perché è un giocatore di massimissimo affidamento. Quindi spazio a Florenzi, spazio a Kalulu come alternativa, sperando che non si tratti di stiramento al polpaccio, perché altrimenti ci giochiamo un bel mese e lo rivedremo forse solo nelle ultime due partite. Vediamo la valutazione del dottor Mazzoni, dello staff medico, però non ci voleva questo problema per Calabria. E quindi che Dio, il Dio del calcio, mi conservi tutti gli altri giocatori in giro per le nazionali. Ma meno male che non ho detto, state tranquilli, li vedremo tutti a Firenze. Meglio non dirlo, perché c'è sempre un grandissimissimo rischio. Veniamo alle buone notizie oggi da Milanello. Partitella questa mattina tra la primavera misto, tutto un misto primavera, e i giocatori rimasti. Ancora una volta vi ricordo che sono 14 giocatori in giro con le nazionali. Ebbene, come vi avevo questa volta detto in anticipo, che ci si augurava che la sosta potesse restituire il Giroud visto la scorsa estate, visto nelle prime due partite, così è. Nella partitella Giroud ha realizzato 3 reti. Vuole dire poco? Non importa. Per un attaccante realizzare un gol, allenamento, partitella, partitina, porte piccole, porte grandi, non è un problema. Importante che il giocatore torni a respirare l'aria della rete, che torni ad avere l'occhio che gli permette, senza nemmeno solo la sensazione, di sapere dove la porta e realizzare il gol. Quindi buona notizia per quello che riguarda l'allenamento di oggi, appunto la notizia riguardante Olivier Giroud. La partitella ha visto un Rebic molto attivo, ma che non è riuscito però
ha segno gol, l'importante è che li tenga per il match di Firenze con l'Atletico Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Giocatore che sarà sicuramente impiegato, come vi ho detto, titolare, visto che Leao è impegnato con la nazionale portoghese. Quindi queste sono le notizie della giornata. Per quello che riguarda il mercato, vi ho detto che al Milan sta seguendo, ma non c'è assolutamente nulla, l'Alvarez del River Plate. Proprio oggi il presidente ha detto che vorrebbero tenerlo ancora, quindi vedremo, fanno parte, sono quelle schermaglie che si usano sempre quando un giocatore è in, diciamo così, è nell'occhio e nel mirino di tante squadre. Chiudo, ho letto con interesse l'articolo di Pietro Mazzara, oggi collega di Milan News, ma anche giornalista attento di Tutto Sport, sulle eventuali cambi eventuali tattici in occasione del, quando ci sarà la Coppa d'Africa, in occasione degli impegni di Bennacer, di Ballo Touré e ovviamente di Kessié per la Coppa d'Africa. Ci sarà qualche mutamento, diciamo così, anche a livello tattico? Pietro Mazzara ha così, diciamo, gettato così delle ipotesi, ha lanciato delle ipotesi. Io credo che alla fine, visto la qualità di giocatore centrale, l'abbiamo visto con la Sampdoria e contro il Cagliari di Krunic, alla fine forse non ci saranno cambiamenti tattici, in attesa di capire anche come Messias si potrà inserire. Io penso che gireranno il Bakayoko, che ci auguriamo più in forma di ora, il Tonali, ieri sontuoso in nazionale, quindi ormai un giocatore è un leader, e lo stesso Krunic, che potrebbe essere utile. Le parie sono pesanti, sono impegnative. In quel mese c'è Roma, Juventus e Inter, tanto per citare quelle che mi vengono in mente in questo momento. Però si sapeva, ce n'è per noi, c'è per il Napoli di Osimhen e di Anguissa, io credo. Quindi ogni squadra ha il suo problema. Ma per quello che, dato che a noi interessa parlare del Milan, io credo che alla fine Krunic possa essere la soluzione terza per poterne ruotare tre. A proposito, abbiamo sempre parlato di Leao, di Bennacer, di Theo Hernandez come giocatori potenzialmente pronti a essere, a avere dei colloqui importanti per quello che riguarda il rinnovo. E notizie delle ultime ore, anche Krunic, il Milan, che era sul punto magari di venderlo, ma magari neanche tanto, perché Maldini e Massara hanno sempre creduto nella poliedricità, nella duttilità di Krunic. Potrebbe anche per lui arrivare un bel contratto fino al 2026. Altro giocatore applicato, altro giocatore serio, altro giocatore testa da Milan. Avevo dei dubbi su di lui, come avevo dei dubbi su Kalulu, come avevo dei dubbi su Selemaker, dubbi che sono stati fugati dalle prestazioni in campo, e io, quando avevo i dubbi, vi dico anche, i dubbi sono stati fugati. Quindi interessante l'articolo di Tutto Sport di Pietro Mazzara, che ha ipotizzato la mia idea, la mia opinione, è che con Krunic messo lì, il Milan possa contare su tre che possono supplire l'eventuale, anzi la sicura assenza dei tre giocatori impiegati in Coppa d'Africa. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, che deve andare il lavarello mi aspetta. Cos'è? È un pesce.